Nella versione di Arduino Plane 398, rilasciata da poco, è stato inserito un automatismo che permette di resettare in automatico la PixHawk su un plane in volo nel qual caso ci fosse un CPU lookup. Che cos'è un CPU lookup? È un blocco del software. Il processore, diciamo più potente, che fa girare Arduino, si blocca per qualche motivo. Il secondo, quello più piccolino con l'AirTOS, cioè KeyBOS, resetta automaticamente il primo per far ripartire la scheda in volo. Questo potrebbe tutelare il drone. Ora vi dimostrerò la cosa forzando il reset in aria con una versione speciale di firmware che mi ha preparato Andrew Trigger perché io possa, tramite uno switch della radio, eseguire questo reset. Ovviamente non rilasceremo questa versione per una questione di sicurezza, cioè è una prova che io farò, ve la documento, vi farò vedere come funziona e voi l'avrete a prescindere dentro la versione 398. Il mio FX61 è in volo ora in loiter, dovrebbe essere ad un'altezza adeguata. Il reset che io forzerò con lo switch SH della mia Taranis, da quando io lo premo entra in azione dopo circa 2 secondi. Io perderò completamente i comandi perché la scheda si riavvierà, scusate, e rimarrà praticamente in blocco per 3 secondi. Dopo 3 secondi io riuscirò a recuperarlo in manuale. A quel punto dovrò armare oppure atterrare qua. Bene. Allora, metto la radio in una posizione più comoda per me, tanto ci sarà chi la riprende, metto il manuale e faccio un po' di cose. Eseguirò reset verso sud. Proprio per una questione di safety, in quella direzione c'è nulla. Ok, l'altezza è buona. Bello. La macchina. Via. 3, 2, 1. Ho perso il controllo. Ecco, l'ho riguadagnato in questo momento. Ora devo riarmare il sistema perché se do gas non rispondo. Quindi armo. Intanto faccio una virata di sicurezza. Ok, ho già riarmato. Provo a tornare un po' in quota e riaggancio il drone per vedere se gli automatismi funzionano. Perfetto, la macchina è tornata in cruise. Adesso che devo accelerare i tempi, rimetto il manuale giù in picchiata e atterriamo velocemente. Vediamo se riesco ad atterrare veloce senza dar gas. Vado lungo sicuramente, però fermiamo in pista alla gara. Ok, un po' atterraggio un po', ne ho fatti di migliori, ma bene, questa è la dimostrazione che il sistema funziona. Lo ripeto, è intrinseco a livello della versione 398, quindi non si può disabilitare questa cosa. C'è, ovviamente non potrete forzarla voi in aria, ma se il drone, mentre sta volando ad una quota di sicurezza, dovesse per qualche motivo andare in blocco, il software di Arduino si inchioda, c'è questa safety in più per cercare di recuperare la macchina. Ciao a tutti e grazie per la visione.